Salve ragazzi, benvenuti ancora una volta su Opinione di Luzio. Oggi guardo meglio, siamo il 23 novembre 2012, ora locale circa le 11 di sera naturalmente, e il posto ve lo dirò alla fine. Comunque quello che vi voglio far rendere conto, come oggi sono accompagnato da queste segnaletiche, queste bande che segnalano che c'è un segnale di pericolo, naturalmente, dove non si può andare oltre. E io voglio far visualizzare, naturalmente, dietro alle mie spalle due belle navi da moto da pesca d'altura, per la pesca, e poi vedrete anche altre navi che, naturalmente, queste stanno ancora lì, non messi in acqua, stanno ancora in banchina, e a breve, in questi giorni, hanno messo apposta queste bande perché verranno messe in acqua. Alla mia fronte, che adesso vi farò vedere, naturalmente, ci sono invece due moto pescherecci che sono stati messi in acqua. Naturalmente, qual è la notizia di risalto? Che qui c'erano venuti 10 anni fa, or sono anche di più, Striscia la Notizia, per reclamare il fatto che i nostri soldi sono stati spesi con il solito tormentone "e io pago". Sì, questi sono moto pescherecci che sono stati finanziati dalle nostre tasse, dalle nostre tasche, naturalmente, dato che le tasse le pagano i cittadini, non le pagano i politici. È stata una propaganda di Craxi, perché naturalmente ha fatto una partnership con la Somalia, naturalmente col governo somalo, per finanziare la pesca. E allora c'era un aiuto alla Somalia, dato che noi in quel momento ci consideravamo ricchi, di spendere centinaia e centinaia di milioni nella costruzione di questi motopescherecci in questa nota città di mare. E naturalmente questi motopescherecci sono rimaste delle opere incompiute, e naturalmente sono stati fatti dei servizi, Craxi ormai è morto, naturalmente sul fatto che questi soldi sono stati finanziati e poi naturalmente i motopescherecci non sono stati mai consegnati al governo somalo, né tantomeno se ne è fregato un cavolo Craxi che la pesca andasse a buon fine nel mare della Somalia o quant'altro. Ma quello che ci fa più ridere, che adesso questo governo Monti, che naturalmente ci dovrà ricandidare, non si sa come, li stanno mettendo in acqua adesso. Una cosa, una grande sorpresa. Forse, non lo so, in 30 anni che stanno fermi qui in cantiere, se hanno il motore, perché il motore non ce l'hanno. Forse ha spinto con un moto rimorchiatore, l'hanno messo in acqua per far vedere che è un'Italia che cammina, questa non è più l'Italia craxiana. Anche in questa cittadina ha voluto far vedere, con questi moto pescherecci in acqua, che qui l'Italia si muove, cioè adesso verranno riconvertiti, come dicono i politici. C'è la riconversione, capito? Dei soldi spesi male li riconvertono in qualcosa di positivo. Certo che qua il mare che c'è è un mare adriatico, questi moto pescherecci mi sa che non c'è grande fortuna e grande futuro economico. Anche perché, anzi, i motopescherecci qui non esistono in questa zona, però forse hanno trovato un acquirente, lo sapremo, insomma. Però per me qua stanno spendendo altri soldi per muovere queste barche dalla banchina al mare e poi le rimettono in banchina. Mi sa che qua è solo una manovra così di impeachment per far vedere che si muovono. Arrivederci, me lo sapete dire, siamo a Senigallia, nel porto.